Domenica 16 ottobre si è tenuto il classico pranzo della Compagnia Popolare del Bruscello Poliziano, al termine del quale il direttore artistico Franco Romani ha come sempre svelato il titolo dell'edizione dell'anno successivo. Per il 2023 il Bruscello Poliziano porterà in scena Lorenzo il Magnifico, il poliziano alla corte dei Medici. Un titolo che già anticipa perfettamente quello che ci aspetta nel prossimo spettacolo, ovvero la corte di Lorenzo de' Medici, il fulcro del Rinascimento italiano, dove si è mosso anche Agnolo Ambrogini, detto il poliziano. Il testo del nuovo Bruscello sarà affidato a Chiara Protasi ed Irene Tofanini, mentre alla regia tornerà Marco Mosconi. La principale novità della prossima edizione, già annunciata nel corso appunto del pranzo, è relativa alla direzione musicale. Alessio Tezzi passerà infatti il testimonial al giovane Imar Caguin, che ha già avuto modo di collaborare con il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano e che si è imposto come uno dei più promettenti direttori d'orchestra della sua generazione. Prima di cominciare i lavori per il Bruscello 2023, tuttavia, la Compagnia Popolare è attesa ad un altro appuntamento. Sabato 10 dicembre si svolgerà una cena degli auguri, incentrata interamente sui giovani bruscellanti under 30 che si esibiranno in canzoni e musica. Il pranzo del 2022 si è svolto presso la Cripta del Gesù, a cura dello staff della Contrada di Voltaia, a cui il presidente Marco Giannotti ha espresso i più sinceri ringraziamenti da parte di tutti i bruscellanti.